Buongiorno, 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 buongiorno. Sono qui in collegamento dal Palace di San Marino, dove stiamo tenendo il mastermind. In questo momento c'è una lezione di Roberto, il grande Roberto Gian Gregorio, sulla vendita, quindi mi prendo questi 10-15 minuti per fare una diretta veloce su un argomento molto interessante che è figlio di questo sondaggio qui. Questo, cioè, quale fase della tua strategia ti risulta più difficile da gestire? Bene, esca 21 voti rispetto a prodotti di middle e di back-end, quindi l'esca è il problema principale. Intanto che aspetto un po' di gente entrare così improvvisata in questa mattina, guardate qui, guardate chi c'è qua. Sono qui direttamente con le fatti. Ciao Mauro, ciao Marco. Vi sto per fare una piccola lezioncina, eh? Mi sono segnato un po' di appunti da definire sull'esca, quindi se hai questo problema, ciao Matteo. Se hai questo problema anche tu dell'esca nella tua strategia di marketing, beh, allora rimani con me i prossimi 5-10 minuti perché ti do un po' di consigli pratici molto concreti che puoi utilizzare. Ok? Allora, ragazzi, ciao Matteo, ciao. Allora, esca. Esca è uno degli aspetti più importanti inerenti a una strategia di marketing. Che cos'è innanzitutto? Cos'è l'esca? L'esca è l'elemento che serve per attirare le persone giuste dentro il nostro funnel. Attenzione, non ho detto per vendere direttamente, ma per portarle dentro il nostro funnel e fare in modo poi che sia il funnel a lavorare per sé. Ragazzi, mi date un segnale se si sente bene, datemi un ok così voglio vedere se si sente bene, che ho messo le cuffiette associate, datemi un segnale per capire se si sente bene, perché si sente un po' di esterno anche della sala. Ciao Tommaso, benvenuto. Ditemi un ok, così almeno continuo con la spiegazione dell'esca e di come far entrare le persone giuste dentro il nostro funnel. Vi do un po' di tecniche, un po' di strategie efficaci. Si sente? È tutto ok? All right, ok. Allora, l'esca. Che cos'è l'esca? È appunto, diciamo così, l'amo con la tipologia di esca, di vermiciattolo che vogliamo buttare nel nostro lago per attirare le persone giuste dentro il nostro funnel. Non è la pubblicità diretta che facciamo per vendere direttamente un prodotto o servizio, che generalmente è molto difficile, è a freddo, è molto complicato e noi la chiamiamo limone in bocca, cioè provarci con tutte una serata in discoteca, provando con tutte. In realtà è l'elemento che deve portare le persone giuste dentro il nostro funnel. Può essere in diversi tipi, ora li vediamo. Per chi fa marketing è uno degli aspetti fondamentali, perché è uno dei primi muri che devi superare. Perché se tu sbagli già questa fase qua di esca, cioè di attirare le persone giuste con un contenuto pratico, velocemente consumabile, di valore per le persone, rischi di bruciarti il primo approccio o perlomeno non le porti dentro il tuo funnel. Quindi la tua macchina non inizia a lavorare, a macinare per trattare i clienti, per scaldarli, per lavorarli, per portarli nell'obiettivo che tu hai posto, che può essere generalmente la vendita o eventualmente la richiesta. Quindi come deve essere quest'esca? Allora, siamo nella parte bassa della strategia, innanzitutto. Quindi, nella scala dei valori, siamo nella parte bassa. E la parte bassa, che è composta dalla prima parte, traffic domination, quindi la parte di contenuti gratuiti o comunque tutto quello che si chiama awareness, consapevolezza del tuo prodotto servizio. Poi c'è la seconda parte, che è appunto di far entrare le persone dentro i tuoi funnel. E poi ci sono i prodotti di front, di middle e di back-end. Quindi tutti i prodotti che tu hai nella tua scala dei valori. Siamo nella parte bassa. I muri sono piuttosto alti, le diffidenze sono piuttosto importanti, di conseguenza è importante lavorare molto bene in questa fase qua. Come puoi fare? Allora, la prima cosa che devi fare è ragionare al contrario. Quindi cosa succede? Tutti quanti quando parlano di funnel, la prima cosa che fanno è partire da quella che è l'esca, per poi portare le persone dentro il funnel e poi portare le persone dentro la parte di vendita. Questo è uno dei principali errori che fanno i funnel marketer, cheap funnel marketer, li stiamo chiamando, cioè le persone che non hanno grandi conoscenze oppure fanno funnel che ovviamente magari non funzionano molto bene. Perché? Perché devi fare il contrario. Devi esattamente partire dalla parte di vendita e andare a ritroso su quello che concerne gli aspetti esterni. Quindi, che cosa vuoi vendere? Un prodotto?
un servizio, bene, identifica bene a chi lo vuoi vendere, il solito discorso di microposizionamento, ma qui è un altro argomento, ovviamente tratteremo un'altra situazione. Da questo argomento a quello che tu vuoi vendere, decidi com'è la tipologia di contenuto, di valore che lo può educare, gli può creare consapevolezza per poi desiderare questo prodotto qui. Da questa siamo nella pagina valore, dalla pagina valore vai ancora a ritroso e quindi gli vai a proporre un elemento che deve attirare le persone per portarle nella pagina valore. Ok? Quindi siamo a un processo ogni volta al contrario. Quindi parte da ciò che vuoi vendere, l'elemento di valore che tu vuoi proporre per renderlo consapevole di ciò che ha bisogno o di ciò che desidera prendere e desiderare il tuo proprio servizio, e a ritroso ancora gli proponi un opt-in, una pagina, un contenuto, dipende dalla tipologia di funnel che tu vuoi adottare, per attirarlo dentro la pagina valore. Quindi sono tre obiettivi diversi, ok? Non metterli tutti insieme, se no fai un errore piuttosto comune, che è quello di proporre un classico PDF che, adesso poi te ne parlo anche delle tipologie di elementi che puoi utilizzare, però in realtà che non viene, che non porta a missione quello che è l'obiettivo della tua strategia di marketing, che ti ripeto è vendere magari quel determinato prodotto. Ok? Quindi parti al contrario, parti da esattamente cosa vuoi vendere. Una volta fatto questo, come deve essere questa esca? Allora, innanzitutto l'esca deve essere estremamente facilmente consumabile. Ok? Ricordati che attualmente nel web abbiamo veramente pochissima attenzione, abbiamo pochissimo tempo da poter dedicare a tutta questa valanga di contenuti che ci arrivano, a tutta questa valanga di mail che riceviamo ogni giorno un po' da tutti, da tutta questa valanga di video, di situazioni che riceviamo. Bene, quindi crea qualcosa di estremamente consumabile. Magari, che ne so, un PDF di 3 pagine. 5 pagine al massimo, qualcosa di veramente leggibile immediatamente dopo che l'ho scaricato, un video di pochi minuti che mi faccia percepire, poi eventualmente mi fa entrare in sequenza, oppure che ne so, potrebbe essere un elemento fisico, ma anche adesso qui ti do un po' di esempi. Comunque deve essere qualcosa di consumabile facilmente, ok? Anche se è un prodotto fisico, anche se dovesse essere un libro, ti consiglio di un qualche cosa di consumabile in modo veloce. La seconda tipologia di esca che ti suggerisco, secondo lo struggimento sull'esca, è inerente alla tipologia. Utilizza lo stesso identico funnel, ma varia solo la tipologia. Che ne so, se fai un video, te lo traduci anche in un PDF o in un testo per un blog e hai già 3 contenuti. Oppure magari devi estrarre l'MP3 e quindi hai 4 contenuti. Quindi utilizzi la stessa tipologia di contenuto che porta, come ti spiegavo prima, in sequenza partendo da quella che riguarda la vendita, lo ripeto, vendita, valore o consapevolezza e esca. L'esca viene come ultimo passaggio, non partire dall'esca per arrivare alla vendita, fai il contrario. E a livello di usabilità, utilizza magari, che ne so, la stessa tipologia di contenuto, magari un video, e poi te lo traduci in PDF, te lo metti in MP3 e prova a testare e vedrai che avrai delle percentuali di conversione alle volte che vanno ad aumentare, nel senso che magari il video te lo scaricano il 20%, l'MP3 te lo scaricano il 10%, il PDF il 30%, però tu riesci a prendere le persone da diversi angoli d'attacco. Stessa identica cosa, però in realtà utilizzi diversi angoli di attacco. E poi soprattutto il valore dell'esca è di far entrare le persone giuste per utilizzare nell'arco del tempo, cioè sfrutta la leva persuasiva più potente in assoluto, che come dico sempre non è l'urgenza, la scarsità, ma è il fattore tempo, perché le persone compreranno quello che vogliono, quando vogliono, come vogliono. Quindi noi abbiamo solo l'obbligo di farci trovare nel momento giusto, nel posto giusto, quando loro sono pronti per acquistare. Ok? Qui siamo proprio sull'essenza del marketing, cosa che molto spesso vedo non essere così, non essere applicata da tante persone che vogliono vendere direttamente in pochi tempi. Ok? Questo però ti dei suggerimenti sull'esca. Quali esche puoi utilizzare? Ora, esca puoi utilizzare i video, i PDF, puoi utilizzare le stampe, puoi utilizzare i kit, quindi che ne so, le tazze, se sei devi promuovere una tazza con lo slogan, l'olio, se adesso poi ti faccio qualche esempio che di esempi che, di esca che abbiamo applicato, ho visto fare. E puoi fare un evento, puoi fare un tour, puoi fare una Skype call tramite Skype personalmente, sono esche. Se ci pensi, sono tutti elementi che tu puoi utilizzare per poter attirare le persone giuste dentro il tuo funnel, in modo tale da poi iniziare a lavorare. Magari con quell'esca vai direttamente in comunicazione del valore del tuo proprio servizio,
poi magari vai anche direttamente in vendita, assolutamente sì, faresti molto molto bene, però potrebbe succedere che le persone non comprano, la maggior parte le persone non compreranno. Per questo che ti dicevo di ragionare all'esca come un'entrata dentro un processo che da utilizzare nell'arco del tempo. Quali sono delle esche che ho visto nell'arco del tempo? Allora, di esche ne ho viste veramente diverse, dal classico PDF, che però ti ribadisco, non utilizzare PDF molto lunghi, tipo le 101 cose che devi sapere inerente a tal cosa, perché le persone non hanno il tempo di leggere. Alzi la mano, chi di voi ha almeno scaricato un PDF che non ha mai letto? Siamo pieni, penso, i nostri computer, i nostri Mac, i nostri PC, perché non hai tempo di farlo. Quindi PDF, se lo vuoi utilizzare, utilizzalo in maniera molto gradevole a livello grafico, ma soprattutto molto sintetico. E dai proprio un succo di frutta estremamente concentrato, estremamente verticale. Poi ci potrebbero essere i video. Ovviamente i video è il contenuto più gettonato, più richiesto, più apprezzato da parte delle persone. Considera che le persone, questi sono i dati di HubSpot degli Stati Uniti, quindi ti riporto i dati concreti a livello mondiale, il 46%, quindi praticamente uno su due ama vedere i video. Di conseguenza, se tu dai un contenuto video, le persone lo guardano, lo ascoltano, sicuramente fatto con un minimo di diverso, e riesci ovviamente a dare, passare il valore di ciò che tu vuoi passare. Poi il libro è sicuramente un'ottima esca se devi vendere informative o devi educare o devi informare i tuoi potenziali clienti su quello che riguarda il tuo prodotto o il tuo servizio. Non intendo solo un libro a livello formativo, come abbiamo fatto noi per esempio con il libro Funnel Marketing Formula, ma intendo anche con un libricino di magari 20 pagine che tu puoi spedire a casa dalle persone quando magari devono capire da cosa ha formato il tuo prodotto o servizio, quale storia c'è dietro, quali passaggi ci sono, fare magari un book, un mini libro dove ci sono spunti fotografici, nonché di testi, nonché storici di quello che riguarda la produzione del tuo elemento. Quindi in realtà puoi veramente sbizzarrirti se ci pensi, però far arrivare a casa fisicamente un libricino, noi lo chiamiamo kit funnel, cioè il funnel che mette in casa delle persone un elemento fisico, è molto molto potente, perché quel libricino lo mettono nel loro ufficio, lo mettono nel comodino della loro camera e ogni tanto gli ricorda di essere letto, ok? Quindi non viene perso come un PDF che invece è nel computer e te lo perdi perché lo hai messo nella cartella, cose da vedere che poi in realtà non vedrai mai. Poi, se devi vendere invece informazioni, ti suggerisco gli eventi. Gli eventi sono molto molto potenti, gli aperitivi di networking, puoi veramente scegliere la tipologia di comunicazione che vuoi fare. L'evento è potente perché ti permette di presentare, di farti vedere alle persone di ciò che tu offri. Per esempio, abbiamo fatto tanti fan nel settore delle informative, dei finanziamenti dal punto di vista fiscale, dal punto di vista degli investimenti. Prendi in un gruppo che può essere minimale, che ne so, 20 persone, magari offri un aperitivo, magari fai pagare un minimo di ticket, però magari davanti a 20 persone ti prepari il tuo bello speech e spieghi davanti a 20 persone nelle loro due ore di contenuto e alla fine di esse avrai la parte di vendita. Quindi in realtà è un'ottima esca per poter attirare le persone giuste. Puoi farlo anche gratis, però sappi che agli eventi più del 50% delle persone, se tu vorrai fare un evento gratis, non verranno, quindi valuta bene la cosa. Per esempio puoi farlo anche via Skype. Un'esca potrebbe essere una minima consulenza gratuita nella quale hai una persona che tramite Skype, ma anche al telefono, ti farai una minima consulenza su quello che riguarda il tuo prodotto o servizio. Quindi dipende da quello che tu vuoi fare. Ho visto fare, ecco, un'altra esca che funziona molto bene, sono anche i webinar. Quindi, quanta gente, ragazzi! Ciao Ricky, ciao Yvonne, ciao Laura, ciao ragazzi, ciao a tutti. Quindi vi vedo, cioè, quello che voglio dirvi, insomma, che la tipologia di esca la devi veramente valutare tu. Quindi, però, non ti focalizzare solo su una, perché è un po' come se tu stessi giocando tutte le fiche che hai su un numero solo, ed è molto rischioso. Quindi, ti ripeto, valuta diverse tipologie di esche, magari lo stesso identico funnel, che vende la stessa identica cosa, ma varia la tipologia di esca. Infatti, qual è l'ultimo suggerimento? Poi magari, se avete delle domande, fatemele, visto che siamo qui in diretta, senza problemi, fatemi pure le domande, intanto scrivetele se volete. L'ultima cosa con cui volevo finire questa mini lezione che mi sono scritto per voi inerente all'esca che deriva dal sondaggio che abbiamo fatto il sabato
il sondaggio del sabato è importante per me, perché voglio dare risposte su quello che riguarda le vostre problematiche, quindi voglio dare veramente risposte utili a voi, è di testare. È di testare, è la cosa più banale, ma ti ripeto, tu puoi utilizzare un funnel a tre pagine, ipotizziamo che hai tre pagine, guarda, vediamo così. Questa è una, questa è la pagina, questa è dove tu vendi il tuo prodotto o servizio. Qui è il tuo funnel che promuove il tuo prodotto o servizio. La tipologia, la in casa del mobile phone, la tipologia di esca la puoi variare, puoi mettere una, ne puoi mettere due, ne puoi mettere tre. Quindi puoi fare esattamente lo stesso identico funnel, tutto identico, cambi solo l'esca. Se utilizzi ClickFunnels sai quanto è facile utilizzare il test A-B, se non utilizzi ClickFunnels utilizza altri strumenti, ma che ti permettono di testare test A-B. Se non sai come fare, perché magari hai strumenti più complicati, magari non sai come fare, molto semplicemente fai uno stesso identico funnel, te lo copi, e magari la prima esca ci metti un PDF, nella seconda esca ci metti lo stesso contenuto, il PDF magari in video, nella terza esca magari ci metti una pennina USB nella quale tu hai fatto 3-4 video e lo spedisci a casa. Ovviamente hai un loss, cioè una perdita economica, perché ovviamente spedire una pennina che può costare 3-4 euro, il contenuto chiaramente lo fai, lo metti dentro, non ti costa nulla, la spedizione ti può costare altri 3-4 euro, quindi è un loss di 8 euro. Però quando le persone hanno una pennina in mano e la inseriscono nel loro computer, hanno sicuramente molto più valore che magari, ti ripeto, il famoso PDF. Quindi ti potrebbe dare un ritorno molto interessante. E qui entro nell'ultimo degli argomenti, che è il costo di acquisizione clienti. Allora, ciao ragazzi, ciao Arturo, ciao Veronica, ciao Iari, ciao Maurizio, ciao Simone, ciao Luisa. Che è questo qui? Sull'esca. La cosa più importante dell'esca è che sia collegata perfettamente alla vendita del tuo prodotto servizio. Quindi non partire come fanno tutti dalla esca. Ok, faccio il funnel, allora la prima cosa che devo fare è la esca, ok. Poi la seconda cosa è valorizzare, la terza cosa è il prodotto, cioè devo vendere il prodotto. No, e parte il contrario. Prima cosa devo vendere, poi come posso comunicare, qual è la storia che devo comunicare, qual è il messaggio che devo comunicare per vendere il mio prodotto e poi qual è l'esca per attirare le persone giuste dentro la mia pagina valore. Ok, questo processo vedrai che questo cambiamento ti darà ottimi risultati in termini di vendita. Perché? E qui voglio arrivare un po' alla chiusura. Molto spesso vedo fermarci, per chi ragiona su di marketing, fermarci solo sui costi, che sono costo per lead, costo per conversione. Ok, ma questo ragazzi è uno dei dati che dobbiamo guardare. Cioè, non dobbiamo fermarci sul costo per conversione del lead, che magari è 1 euro, 30 centesimi, 10 euro, 5 euro, 50 euro. Quanto è il ritorno reale di quel lead che è entrato nel funnel e che è arrivato a compiere la missione ed acquistare il mio proprio servizio? Magari non solo nel breve periodo, ma nell'arco del tempo. Perché ragazzi, dovete sfruttare queste robe di funnel marketing veramente appieno. Non potete soltanto prendere il 5, il 10% di quello che è la potenza del funnel marketing. Dovete prenderlo appieno. Quindi per prenderlo appieno dovete capire bene, ma soprattutto dovete applicarlo per sfruttare quei benedetti investimenti che facciamo, quelle persone che entrano perché sono interessate a ciò che offriamo nell'arco del tempo, non solo nel breve, ma nell'arco del tempo. Quindi l'esca è importantissima, è fondamentale, perché è il primo ostacolo che c'è tra una persona che è distratta, che sta cazzeggiando nel web, a una persona che entra nel nostro mondo. E da quando entra nel nostro mondo dobbiamo fare di tutto per tenercela in modo più coccolato, più giusto, nel miglior modo possibile, per poi chiaramente portarlo dove noi vogliamo dargli valore, perché sappiamo che il nostro prodotto è ciò che è utile per loro. Ci sei? Quindi è fondamentale che ragionate in questi termini qui, con questi leggeri sbarellamenti a livello di conversione. Sono piccoli trucchi, chiaramente, adesso vi sto dicendo in pochi minuti piccoli trucchi, però che danno grandi risultati, perché nel momento in cui portate tante persone dentro il vostro funnel, è normale che il vostro funnel, se è un funnel fatto bene, vi converte, vi vende, vi porta richieste per poi portarli ai nostri commerciali che devono vendere. Ok, allora ragazzi, se volete vi faccio qualche domanda. Sì. Forse l'hai già detto, quando parli di esche diverse intenzioni, la singola persona di cosa scambiare. Ottima domanda, cioè. Per quanto riguarda la, non intendo il test A-B,